Cari amici, bentrovati. Entriamo con questa domenica nella lettura continua del Vangelo di Matteo che avevamo interrotto poco prima dell'inizio della Quaresima, con l'inizio della Quaresima. E ascoltiamo questa pagina sacra che possiamo dividere in due passaggi. Abbiamo la conclusione del capitolo 9 e abbiamo l'incipit, le prime battute del capitolo 10. Il capitolo 9 si conclude descrivendo la missione di Gesù, mentre l'incipit del capitolo 10 descrive la missione che riguarda i dodici e ciascuno di noi. Ecco, quello che voglio subito evidenziare, ricordare, è che la missione di cui siamo investiti non è la continuazione di quella di Gesù, ma è il compiersi, il realizzarsi, l'attuarsi della stessa missione di Gesù. Dobbiamo aggiungere al capitolo 9 il versetto 35. La lettura del Vangelo che adesso andiamo ad ascoltare inizia dal versetto 36, ma io riprenderò il Vangelo dal versetto 35. Ascoltiamo la pagina sacra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure, nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Il versetto 35, che precede il brano che abbiamo letto, recita così: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. È descritta la missione di Gesù, che manifesta la sua compassione, l'abbiamo sentito, per le pecore stanche e sfinite e senza una guida. Gesù aveva ben chiara la situazione di crisi di fede, di crisi comunitaria, di fatica, di oppressione del popolo, della gente in quel tempo. La situazione che Gesù incontra nello svolgere la sua missione è molto complessa e piena di difficoltà. Potremmo far passare tante pagine del Vangelo andando a individuare quali problemi sociali, quali difficoltà economiche, quali questioni legate alla salute, quali difficoltà di rapporti erano presenti al tempo di Gesù. Nello stesso tempo possiamo dire che la situazione del tempo di Gesù è quella che anche oggi sperimentiamo. Lo smarrimento di molti, l'abbandono di altri, l'inconsistenza e la superficialità degli uni e degli altri, il venir meno di motivazioni
e significati imprescindibili, la banalità e il vuoto che assediano la vita. Ecco, Gesù non può che registrare, allora come oggi, uno sfinimento, un'assenza di guida, di proposta e di significativo orientamento. Però Gesù che cosa fa? Gesù non studia soluzioni pastorali. Suggerisce un criterio molto semplice. Suggerisce uno stile, suggerisce un modo di essere e di porsi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Mi correggo, la prima soluzione pastorale offerta da Gesù è quella della preghiera. Diciamocelo, non è sempre quella che va per la maggiore anche nella nostra vita di credenti. E poi abbiamo l'inizio del capitolo 10 del Vangelo di Matteo, comunemente ritenuto il discorso missionario che questo evangelista ripropone raccogliendo vari insegnamenti di Gesù sulla missione. E l'inizio del capitolo 10 vede l'iniziativa di Gesù che chiama, che manda. Abbiamo detto già prima, ma lo ribadiamo, i dodici, la Chiesa, attuano la stessa missione di Gesù. Ne sono la presenza, non semplicemente la continuano. E le caratteristiche che accompagnano e realizzano la missione di Gesù sono le medesime che appaiono manifeste nella missione dei dodici e con loro di tutto il popolo santo di Dio. Colpisce che agli apostoli e alla Chiesa sia affidata la stessa potenza salvifica contro il demonio e la sua azione e contro ogni male fisico. A noi è affidata la medesima potenza per vincere ogni male. E lo stesso annuncio di Gesù è quello degli apostoli e della Chiesa con loro. Come Gesù ha camminato insegnando, così la comunità dei credenti deve camminare insegnando. Emergono due tonalità tipiche di Matteo. La prima: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E qui emerge quello che ascolteremo anche nella prima lettura. Voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra, voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Non viene meno la vocazione di Israele, non verrà meno il compito che ci è affidato, che è consegnato a tutta la Chiesa. La salvezza di Dio raggiunge tutta la terra per mezzo di un popolo e la missione salvifica della Chiesa esprime la sua stessa missione. Infine, proprio come conclusione della pericope evangelica che ascoltiamo in questa domenica, ci viene enunciato lo stile della missione. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Davanti a Dio nessuno è padrone di nulla, tutto ci è donato da Lui. Tutto possiamo far fruttificare secondo lo stile di Dio. Cari amici, buona domenica e vorrei dirvi buona missione.
Thank you.